Ciao a tutti, come capire che è giunto il momento di chiudere? Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, come possiamo capire che una relazione è giunta al capolinea, che è giunto il momento di chiuderla, di finirla? Perché procrastinarla è come, diciamo, avere un accanimento, diciamo così, terapeutico. Allora, bene, intanto il primo segnale è quando ciò che una volta ti univa oggi ti divide, cioè ti danno fastidio i suoi atteggiamenti, i suoi modi di fare, le cose che dice, diventa, non lo sopporti, non la sopporti, insomma. Questo è un segnale molto importante che poi fa sì che tu hai meno tempo e voglia, hai più voglia di passare tempo con questa persona. Cerchi tutte le scuse, le possibilità per evitare. E poi è quando una relazione non si evolve, se una relazione non si evolve, se una relazione resta statica, se una relazione ha un'evoluzione diversa, le due persone evolvono diversamente. Questo capita molto frequentemente quando due persone si mettono assieme da giovani, diciamo, e è quindi molto probabile che abbiano un'evoluzione diversa, per cui se resti assieme in realtà sono due persone che non hanno più niente da dirsi, quindi è veramente giunto il momento di chiudere la storia, insomma. Anche perché procrastinare, la portarla avanti, non dà mai benefici, dà soltanto sofferenza. Anche quando poi questo comporta che finisce completamente l'attrazione fisica. Ora, un conto è se hai 80, 70, 80 anni, insomma, se nessuno dei due ha più esigenze, allora va bene. Ma se questo avviene in una fase d'età in cui le esigenze ci sono, poi inevitabilmente all'interno della coppia ci sarà un elemento trasgressivo che andrà a, diciamo, a mettere in discussione la coppia stessa. Quindi poi si finisce in situazioni poco piacevoli, di tradimenti, di cose di questo genere, per cui è molto meglio dire basta e chiudere, diciamo, la relazione. Anche quando non c'è più intimità, non c'è più scambio intimo e resta soltanto una relazione, diciamo, basata sul luce, gas e telefono, diciamo così, da pagare. Ecco, molte relazioni diventano, come dire, la condivisione di luce, gas e telefono, delle bollette, eventualmente dei figli. E questo è quando, se tu ti chiedi che cosa mi tiene unito e ti dai la risposta luce, gas e telefono da pagare, oppure figli, oppure qualcos'altro, vuol dire che è il momento di chiudere. Anche quando poi diventa tutto un litigio costante, no? Perché poi la relazione prende forma in un litigio costante e la gelosia poi talvolta prende sopravvento anche per cose inesistenti, ad esempio, perché poi si gioca anche su questo per poter litigare. Ecco, sono tutte situazioni in cui la relazione va chiusa. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al nuovo canale, appunto, questo è il nuovo canale Felicità e Benessere. Bene, per questo video è tutto. Ciao.